Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gallows Game, episodio 79, episodio 79, con i Four Karstein alla conquista o alla morte, non so, alla schiavitù, alla resa in schiavitù di tutto il mondo. Ovviamente siamo i veri imperatori, perché l'impero è tutto regno d'ombra ormai, compresa Altdorf, che è stata distrutta e poi rifondata per ovviamente portare a tutti la lieta novella della nostra venuta, e ci facciamo subito un bel porto. Perfetto, dobbiamo tornare a introiti intorno ai 10.000, mi piacerebbe farlo. Nel frattempo abbiamo un po' di unità che abbiamo mosso in giro alla fine dello scorso episodio, vediamo di muovere quelli che mancano ancora. Dunque, tu potrai muoverti a sud per eliminare questa minaccia, anche perché se per qualche motivo ti dichiaro guerra a te, non vedo assalti tuoi imminenti e tu hai un grado di forza schifoso, quindi probabilmente questo qua è il tuo unico esercito. Quindi vieni verso giù, potenziamo questo tizio per renderlo un cavaliere più forte. Carica devastante, perfetto, perché forse è il momento buono per dichiarargli guerra, ecco. Qua mi sposterei magari con Roderico, qui è un po' fuori mano, però potremmo fondare questa città. Però se voglio dichiarare guerra a quelle nord, cerchiamo di posizionarci nella zona più consona. Allora, qua possiamo attaccare, io aspetterei un turno, tanto l'assedio è mio. A meno che loro non scappino da quella parte, il che mi starebbe un po' sulle palle perché mi fottono una città. Questo dovrebbe essere tutto quanto nostro. Questa battaglia è di 3.000 morti. Bello, 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 bello. Sì. Però non c'è lo spirito del terrore. Possiamo prenderci delle guardie di tumuli migliori. A parte che non so se possiamo reclutare durante un assedio. Però una battaglia con 3.000 morti è una battaglia interessante. Adesso non prendetemi come un matto, sto parlando dal punto di vista della partita ovviamente. Tu sei potenziabile, puoi fare più un tubo. Ok, quello aspetta, quello aspetta. Ah, due punti. Ok, allora uno qui e uno... Questo può essere più utile. Allora, in teoria questi qua, eccolo qui il loro esercito. Stavo dicendo, hanno un esercito pronto e noi prepariamoci ad accoglierlo. Questo qua è il loro esercito. Quindi vediamo se posso dire... No, attualmente ai Musilion dico semplicemente di attaccare a sud. Poi ovviamente gli dirò di attaccare da quella parte. What? No, niente. Adesso il mio obiettivo è capire loro dove posizionano le truppe prima di attaccarmi. Cioè prima di mandarle a sud, ecco. Non per forza attaccarmi. Così spero potermi muovere in anticipo. Potremmo assassinare questo, solo 17% di possibilità, però è davvero un rischio elevato. 10% che muoia. Spero che non muoia. Va bene. Secondo me il gioco è valso la candela, perché uccidere un quel generale lì sarebbe stato di sicuro buono. Questi qua non sono ancora caduti. Doni per livello 65, quindi questo turno, a parte che non possiamo, ma non gli diremo nulla. Tu hai appena attaccato, perfetto. Cambio turno. Magritte, non sto costruendo nulla. Allora, facciamo un paio di turni. Perfetto, turno 254.
Ragazzi, con il pelle verde ci avevamo messo molto di meno. La difficoltà era una tacchetta sotto. Vediamo se questi si muovono lì. I am pleased thou attendest me. Cos'è che vuoi? Che partecipo nella guerra contro questi. Allora, sto partecipando come guerra fredda. Non preoccuparti. Tu devi andare avanti però, sei uno stronzo. Ah, aspetta, li stiamo vendo ora. No! Bastardo, avete visto? La mossa è dall'altra parte. Attenzione. Ora iniziamo subito con la Banshee di lì. Vediamo se ha distrutto un muro di quercia. Magritta, ti sei mosso? Spero di sì. Secondo me ti sei allontanato, non ti sei avvicinato. L'hanno fatta. Adesso loro sono davvero scarsi. E vediamo se riusciamo a renderli ancora più scarsi, perché il mio obiettivo è appunto non entrare mai in guerra con loro. Fallimento critico. Fallimento. Allora, non serve tenere questo esercito a sud, riportiamolo a nord, perché qualsiasi persona cerchi di attaccare loro, di sicuro saremo in grado di fermarla. Depistazione, perfetto. Ok. Allora. Niente, solo essere scesi ci ha provocato questa cosa. Ora, quanti morti abbiamo così? Tu scendi a 41. Se invece facciamo così, 42. Eri tu? Facciamo sul primo che non sbaglio. 83. 83. Allora, non cambia un tubo, quindi ti metti qua. Fallimento? Meno male se abbiamo provato un turno prima. Ok, vai da quella parte. Ok, qua sappiamo che non c'è nessuno in maniera certa ora. Potenziamo lui ancora di più. Gli abbiamo già dato la vita. Massacro totale. Questo è capo bastone. Allora, danni che infliggi, scudo tagliente. Perfetto, dai che facciamo fuori anche gli altri due. Cerchiamo di rendergli la vita molto complicata a questi signori. Perfetto. Bats and wolves. Very good. Bene. Allora. BDB body bibu. Tu mi vuoi fregare? Cazzo, quasi quasi faccio un esercito a caso e lo mando ad assediare questo per essere il primo. Ce la faccio? Ah, questo qua è fuori per 3 turni. Devo reclutarne uno nuovo. Però deve essere un esercito che non scapperebbe davanti a questi. Nel frattempo vediamo se loro sono vicini per aiutarmi. Siete dei maledetti.
Sapete cosa faccio? Io potrei rompere l'assedio. Muovermi qua, prima di lui. E attaccare prima questa città. Lui non credo riuscirà ad attaccare questa. In tempo. Let there be blood for the night. Se no potrei fare questa battaglia, vincere e poi fare quello che ho detto. No, perché dopo che fai una battaglia non puoi muovere l'esercito. Vedete, gli alleati in realtà sono dei nemici che non si possono attaccare. È una versione un po' strana. Ti rompe l'assedio. Helmengorst. Va bene così. Se loro attaccano questa, secondo me non ce la fanno. Diciamogli di fare tutt'altra cosa a proposito. Dovevano farlo o non l'hanno fatto? Fatemi capire come cacchio funziona, perché adesso non ci sono neanche le città. No, possono attaccare solo quella perché non hanno conoscenza del resto. Allora diciamogli di attaccare questa. Così magari lasciano in pace quella che interessa a me. Cioè muovono questi due da questa parte. Speriamo. Speriamo. Queste penisole. C'è l'isole. Non sono penisole. Oh! Hanno rifondato la loro capitale, Musillon. Quindi manca solo Anguilla qua. Ma va bene lo stesso. Tu stai ancora fermo. Potrei eliminarlo, quell'esercito. Pensavo di risparmiare di più perché abbiamo buttato via un esercito intero. Qua dovrebbe farmi... cioè, 6 eserciti. Pensavo mi avrebbe fatto risparmiare di più che 700 appena. Vabbè. Comunque non ci serviva nulla, quindi tenerlo o non tenerlo in questo momento non cambiava nulla. Anche perché non voglio fare nuovi reclutamenti per un bel po'. Ok, ne abbiamo mosso tutti. Vediamo un attimo se posso fare qualche struttura per l'ordine pubblico. Ah, allora. Le tasse le pagano tutti? Tu no. Paghi le tasse anche te. E non permetterti. Allora, vediamo un attimo. 33 e 17. Non ci sono problemi in sostanza. Vediamo un po' quanto guadagniamo. 6.000 dalla Silvania orientale, pazzesco. Ok. Ecco qua Tolgrim e Gringor. Io ho paura che Gringor si sia fatto distrarre. Queste cosa fanno? Questa è l'Estaglia. Musignon attaccano la città sbagliata. Siete dei geni maledetti. Voi invece, questo esercito è buono perché arriveranno quelli. Tentano di attaccare l'altra città minore perché ovviamente non hanno speranza contro le altre. Si mobilita contro quello giusto. Missione disponibile. Rate al suolo o razia il seguente insediamento. Io o un mio amico, perché credo lo farò un mio amico. Invece, cavolo, non mi ha dato l'incarico. Ma si può che le guardie dei tumuli e le grandi armi non contano come guardie dei tumuli? Cioè, mi sta un po' sulle palle sta cosa. Let us wander this way.
domination is ours. La reclusiamo però, non mi interessa fare più veloce. Oh, 8000. 8000, sì, bene. Qua hanno iniziato l'assedio, ma non credo che faranno in tempo o riusciranno a fare niente di particolare. Ora vedo se attaccare direttamente adesso o aspettare che arrivino loro. Così non hanno la forza per attaccare di là, si distruggono. È meglio per tutti. Fallimento ancora, questo non ci voleva. Ok, Manfred. Sì, perché sennò ci mettiamo troppo tempo. Cioè, in marcia forzata sono 3 turni. Mi. Va bene. Allora sappiamo che qua c'è un loro esercito e qui un altro loro esercito. Questi non so se riusciranno a difendersi. Potrebbero saltare di qua e far fuori Rupe Nera, che è tornata ovviamente a essere la capitale loro. Questi secondo me si stanno facendo distrarre dai vichinghi. Quindi forse per velocizzare la questione qua dobbiamo dichiarare guerra ai vichinghi. Che sembra un controsenso, probabilmente lo è anche. Ma va bene così. Come va qua la questione? 53 è ancora in miglioramento, va bene. Qua è un deterioramento leggero. Era a 100, caspita però, eh. E effettivamente iniziamo ad avere interessi in comune. Allora, dobbiamo fare una delle due battaglie. È un po' che non affrontiamo persone normali, quindi potremmo attaccare qua. Glorious carnage. Allora, dobbiamo stare attenti a questi. Ma credo che siamo in grado di farcela. Ovviamente il rapporto di forza è completamente sballato perché il gioco calcola che l'assedio è difficile, ma in realtà purtroppo l'assedio è molto facile. Andiamo avanti da questa parte. Estalia, poi non so se i Musilion sono in guerra con i nani. Sì, sono in guerra con i nani, però a me piacerebbe che tenessero a bada i vichinghi. Allora, giochiamo d'azzardo che 7 è un po' basso. Bene, molto fortunati, più 15. Attaccare di qua di là cambia un tubo, non abbiamo rinforzi, quindi attacchiamo dove siamo adesso. Sì, va bene di qua. Allora, qua dobbiamo stare attenti che loro hanno comunque buone, anzi buonissime unità contro la cavalleria, che sono gli alabardieri. Quindi non dobbiamo sottovalutare questa cosa. Perché se lasciamo questo qui da solo contro gli alabardieri, potrebbe subire un danno abbastanza importante, se non definitivo. Poi voi davanti a prendere i proiettili. Magari vi faccio salire anche per primi, come mi avete suggerito, in maniera tale che si prendano loro i danni e salgano più freschi possibile. Cioè, questi salgono freschi e loro si prendono i danni. Poi questi qua subito dietro. Cagnolini, qua tanto superate tutti, siete più veloci. Mortis Engine arriverai dopo. Francamente non di sicuro non sono il migliore del mondo a utilizzarla, ma non mi sembra una grande unità perché è molto lenta. E questi, stessa storia, staranno di qua. Ok. Perfetto. Colpi di bombarda. Eccoli qua. Vedete? Forse era un uccello. È un uccello? No, è un aereo. No, è Superman.
Tanto ci colpiscono dovunque, quindi quasi quasi avanzare di già. Facciamo così. Di farli salire la porta al 45%, che poi prima della battaglia qua dice che siamo in svantaggio, moriremo, qua invece guardate che vantaggio ci dà, però ci costringe a combatterla in sostanza. Porta 50%. Questi sono, non sono alabardieri, fantastico. Errore tattico pazzesco da parte dell'AI, ma non lamentiamoci. Allora, da qua a qua, anzi fino a qui, tutti dentro come dei maledetti. Voi salite da questa parte. C'è nessuno indietro? Mi ho dimenticato qualcuno? No. Perfetto. L'unica cosa che mi preme è che corriate tutti. Perfetto. Signore, guardate il Mortis Engine, che danni che sta facendo qua. Sfondate gli alabardieri, tanto non possono fare niente. Guardate. Rido perché loro sono le unità che dovrebbero essere in grado di fermarci, non riescono. Dai, che appena questi salgono la questione si risolve. Che palle che non si possono guarire quelli sulle mura. Facciamolo qua così. Perfetto. Avanzare, avanzare. Anche di qua abbiamo sfondato tutto. Attacca da questa parte. Perfetto. Ok, Elman entra. E anche lui. Qua sono tutti incastrati. Avanti! Purtroppo non riusciamo a vedere i Cavalieri del Sangue perché non sono in questo esercito. Avanti, non fermatevi. Sulle mura abbiamo vinto, direi di sì. Thank you.
Elmongost. Ok, allora facciamo così. Questi tre di qua, il resto di qui. Queste sono cavallerie da combattimento, quindi ci mandiamo contro la nostra, anche se non è allo stesso livello, è la nostra cavalleria base quella, quindi ovviamente farà fatica. Ok, perfetto. Vinto, ben vinto, vittoria, termine battaglia. Boom. Un'altra città delle staglia distrutta. Questa qua la conquistiamo senza raderla al suolo. Ora, avrei potuto fare questa battaglia quasi uguale contro la loro capitale. Sarebbe stata più difficile, forse avremmo subito più danni. Però il punto è che avremmo perso questa città. Mentre la capitale, forse... cioè questa città l'avremmo persa di sicuro. Mentre la loro capitale, i Musillon, probabilmente non riusciranno a conquistarla da soli. Ho ottenuto il seguace, armatura e trikiballak. Ok, allora, questi qua stanno razziando i miei territori, non mi interessa, non mi offenderò per questo. Non vale assolutamente la pena fare questa cosa. Fai così, 15 turni, vediamo un po', vediamo un po'. Ce la possiamo fare. Elman comunque devo dire che è uno dei generali che mi piace di più utilizzare. Ha le magie probabilmente più potenti di Manfred per quanto riguarda il ramo qua, questo, quello della morte. Non quello che riguarda gli altri, ma va bene lo stesso. Allora, difesa di carri di cadaveri, macchina mortis. Resistenza, armi da tiro. Ah, no, cambio idea. Due turni, ordine immortale. Tempo guarire dalle ferite meno uno. No, orrore immortale, non ordine immortale. Ordine immortale qua. Fighi della notte. Solitario nella notte va. Vediamo se c'è attacco fulmineo, corruzione, necromanzia, crescita nella provincia. No, non ci interessa nulla. Schiera non morti, scheletri non ci interessa. Creature della notte, lupi zombie, vampiri pipistrelli non ci interessa. Aura oscura, dimensione raggio di influenza. Questo potrebbe essere buono. Pensate che in nessuno dei nostri eserciti abbiamo potenziato questo. Come avevo fatto con Gringor, che non l'avevo reso potentissimo di per sé, anche se ho ucciso da solo Archaon. Vabbè, questi sono particolari. Però questi qua, l'esercito di Gringor era potenza pura, ecco. Sono un po' indeciso, perché comunque dovrei andare a metterli qua. Proviamo a far così. Perfetto, allora te ti puoi muovere? Purtroppo no, quindi avremmo perso questa città. Anche se in realtà lui si sta muovendo molto lentamente, quindi forse avremmo fatto in tempo a superarlo, boh, non sapremo mai. Allora, qua abbiamo due porti, bene. Iniziamo a far così che siamo sicuri che la cosa vada bene. Perfetto. Allora, l'episodio è praticamente finito, quindi, visto che non li voglio fare tutti lunghi 40 minuti, ci fermiamo qua. Nel prossimo episodio, speravo di andare più avanti più velocemente di qua, ma purtroppo è una zona molto lenta. Abbiamo la missione di distruggere questa, ma non ce la faremo nel tempo che ci è concesso. Vediamo se devo muovere gli agenti. No, mi sa che avevo già fatto tutto. No, non è vero. Blocco esercito. Assassino. Fallimento. Chissà se questi qua si stanno accorgendo pian pianino che li stiamo attaccando in maniera sistematica. Chissà se sono in grado di capirlo. Altorf, possiamo fare qualcosa, no? Questo attacco lo facciamo.
Però nel prossimo episodio, ovviamente. Successo. Dai che subiscono ancora più danni. In teoria. L'epistatrice. Ultimamente anche le Banshee sembrano essersi un attimo riprese, eh? Magari è solo una mia sensazione, ma stiamo subendo molti meno danni. Allora, questa qua è la loro capitale, giusto? Credo. Va bene, dai. Allora, ci salutiamo qua, ragazzi. Come sempre, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se fosse così, fatemelo sapere con un mi piace o con un commento. Ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di condividere i video con i vostri amici se lo ritenete interessante. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. GG a tutti.